Sono discesa. Arriva. Un argomento allegro. Un argomento allegro, Nikita. Volevo Giuro mettere che so solo essere questo. serio, come si deve. Senti Sai che la mancava musica? la musica? Era un po' che non Infatti. la mettevi. Almeno riavviviamo un po' la situazione. Intanto, è morto, tutti ci Odiamo gli ammazziamo, sì. Che uomini. poi io l'ho letta in un altro modo. Ma la musica dove adesso? Ok. Penso a te. Aspetta che vedo se ci Sì, sentono. poi guardo anch'io. Chi è? Britney Spears. Ma che ne so io? Prova? Prova. Non c'è nessuno degli inglesi. Io ci provo a scrivere se viene qualcuno. Provo anche su quel gruppo, tanto. Sai cos'è più che altro? Che per chiedere la partner a Twitch, che ti serve poi per far sì che la gente si possa abbonare a te, devi avere almeno una media superiore a 3 spettatori. Sembra facile che dici, vai, 3 spettatori. No, non è vero. No, non è vero per niente. Quindi se non Ma viene mai c'è nessuno. scritto sul tuo canale qual è la media di spettatori? Sì, era 2, qualcosa, adesso non mi ricordo. Adesso spiegami la virgola, che cosa vuol dire? Dove sono gli altri, sono mezzi morti, mezzi vivi. Dov'è che le vedi queste cose qua? Adesso non mi Ah. ricordo anche. Analytics, qualcosa, non so. Io c'ho in italiano. Comunque, informazioni dettagliate. Analitica canale. Su spettatori medi 1,1. Sì. Vedo. Anche se io ho avuto giorni in cui c'erano tante persone, basta un giorno in cui non c'è nessuno e... Spettatori 11, 13. Follow. Mi serve il Vabbè. link. Arrivo un attimino. Sì. Tanto guardavo sul mio. Era meglio Britney Spears. Non è la Britney Spears. Sì, vabbè, l'ho detto per velocizzare. Ma io non... Ma dimmi, è questo? Boh. Coming up, yeah. And dig this now, even low. You need a golden calculator.
Allora. Questa. Però con questa canzone mi sembra un po' strano, però vabbè. No, io mi sono. Massimo abbasso un po'. Sì. Cosa? No, che. No, mi sono. Cioè, ho dato un'occhiata a una cosa, ma. Non so. Cioè, degli episodi, sì, buongiorno, dei video di anime che faccio io, in realtà a volte vedono più, ci sono più visualizzazioni su quelle che quando faccio video con te. Strano, di solito perché forse cercano, il contrario. Eh? Perché forse cercano l'anime che hai scritto. Arrivo a 15 visualizzazioni, 12 così. Sì, perché sto dicendo, cercano l'anime magari, o alcune parole chiavi di quello che hai scritto sul titolo, li porta lì. Sì, beh, effettivamente. Stavo dicendo, no, ho letto veramente il titolo io stavo diversamente. Dicendo, cosa avevi letto? No, è sempre da mi butto, ve lo confesso, io odio gli uomini. Anzi, vediamo se c'è lì. A parte che è una cazzata. Ma proprio tutti, sì, tutti, e poi vabbè, quello... Cosa avevi letto? Gli uomini, inteso come tutti. Noi gli uomini, gli uomini. Ah, l'essere umano proprio. Gli esseri umani. E io ho detto cazzo anch'io. Beh, sarebbe stato meglio molto. Forse quello. È vero. Prova a parlare te un attimo, Niki. Prova. Sì. Sì. Allora. Questa simpaticissima donna ha creato un libro in Francia, ha scritto un libro che si chiama Odio gli uomini. E questa è una delle citazioni di questo libro. E, come dire, sono cose che, diciamo, difficilmente uno, almeno, non so te, magari tu dici sti cazzi, però... Diciamo che se vedo ste cose a me non è che mi fanno stare proprio indifferente. Anche perché, ovviamente, come si dice sempre, sembra banale, però sembra un po' la realtà. Se fosse stata all'incontrario sarebbe stato un po' un problema. È quello che si dice sempre. Si dice sempre, però mi sembra abbastanza lecito pensarlo, soprattutto di fronte a un libro del genere. Adesso io volevo fare un altro discorso, però collegato a questo, che appunto, ad esempio, questo è l'Instagram di Marco Crepaldi, no? E lui si occupa sempre di ste cose. Ti faccio vedere anche magari altre cose, se riesco. Sempre sul sessismo, no? Le donne, il femminismo è uguale al maschilismo, bla bla bla. In pratica... Sono ossessionato comunque, per, cioè, è bello... Ho degli uomini... Infatti, cioè, e qua si vede anche... Cos'è? I'm... No. Eh? La frase di quell'altro lì, you are gay, I'm ok. Se sei gay, è ok. Okay. Diciamo anche a Marco. No, you're gay, ok, cosa sto dicendo, scusa. You in inglese. Aspetta che... Hikikomori. Per il caso. Sì, lui si occupa... Lui è proprio il... Non so se tipo presidente di un'associazione degli Hikikomori in Italia. Ci ha portato lui questa cosa in Italia, che prima non si sapeva. Ma quelli sono quegli altri che si ammazzano di lavoro, giusto? No, sono quelli che rimangono dentro casa. Quelli sono chiusi, è vero, gli altri sono... Quelli sono, scusami, quelli chiusi in casa, dici, giusto? Sì. Ok, invece gli altri sono... hai capito quali?
È strano, perché in apparenza non sarei minimamente legittimata a odiare gli uomini. Ma che strano. Ho persino deciso di sposarne uno. Ma dai. Buongiorno. Chi è? Chi è? Non lo so. Mike Manca... Mike. Non vedo... Ciao Mike, come stai? Perché non vedo? Perché? Non lo so dove lo vedi. Ma ecco, questa è una cosa strana. Con StreamYard non mi tornano mai queste robe qui. Devo guardarlo sempre da Twitch. Certo. Perché prima da Discord tu vedevi gli abbonamenti. Ma no, ma c'è chi si follow. I commenti. Ma non è un commento questo. Sì, ma nel commento c'è il suo... Ah, sì, che stupido. Se non scrive, non commenta. Vabbè. Se non scrive, non commenta. Che... Se non commenta, non scrive. Evidentemente, un commento è una scritta. Mai. Tutto bene, voi? Sì, dai. Abbastanza bene. Soprattutto Nikita. Iscrivetevi a Nixium95. 95, sì. Non sono il problema di quella donna, però... È tutto a posto, Mike. Lo sai che questa simpatica ragazza ci odia perché abbiamo un uccellino. Ho persino deciso di sposarne uno. Mamma mia. E a oggi mi tocca ammettere che lo amo molto. Ah, già qui io, ma sono serio, Nikita, non è un insulto, non è nulla, non è una provocazione. Consiglierei uno psichiatra. Perché se tu dici che odi tutti gli uomini, ne sposi uno, ho persino deciso di sposarne uno, e lo ami molto, c'è qualcosa che non mi convince, cioè c'è qualcosa che non mi torna di come funziona la tua psiche. Qualche problemino ce lo devi avere. Ma tu pensa anche al padre. Non so, immagino abbia un padre, forse. Cosa dovrebbe pensare il padre? Che legge... Ah, mia figlia ha scritto che mi odia perché sono un uomo. Perché ha detto tranne... Cioè, il marito, quindi il padre, o se c'ha uno zio, non so. Tutti gli altri li odia a prescindere. No, oddio, forse è proprio quello dei genitori, non lo so, però comunque effettivamente da quello che scrive lo dice nel momento, ha scritto, cioè, così. Presente, non è una... Ha detto proprio tutti, sì, tutti, però poi dice che uno lo ama. Sì, non so se nella dialettica così dello scrittore è proprio fatto in modo apposta di essi tutti, proprio tutti, capito in che senso? Però le parole hanno dei significati, Nikita, non è che lo decido io. No, affari suoi. Però dico, effettivamente lo sta dicendo nel presente che sta con un uomo adesso, non è che ha detto stavo con l'uomo, lo amavo molto e dopo, adesso odio tutti gli uomini, giusto? Lei dice che ci sta ancora, cioè ci sta così sempre, non lo so. Sempre, sì. Ma ciò non mi impedisce di chiedermi perché gli uomini siano come sono. Vale a dire degli esseri violenti, egoisti, pigri e vigliacchi. Su pigri ha ragione. Ma infatti io direi, come ti sei sbagliato anche tu prima, ma che stai parlando degli esseri umani. Sta parlando degli uomini, sta parlando degli esseri umani. Mi vuoi dire che non esiste una donna egoista, una donna pigra, una donna violenta, una donna vigliacca? Secondo me stai semplicemente... E poi c'è sempre sta cosa di estromettersi, no? Tu dici gli altri sono violenti, egoisti, pigri, vigliacchi, tu no. Tu ovviamente c'hai tutti i pregi di questo mondo. Già, si immagina, cioè già me lo immagino da come scrivi che... Vabbè. Odiare gli uomini in quanto gruppo sociale e spesso anche in quanto individui mi riempie di gioia. E qua ripeto io, non so, anche una visita da uno psicologo, una... Ma no, ma io sono serio, Nikita, non ridere. Cioè, una è vero. Ma una volta, io lo consiglierei a tutti, no?
Ci sono andato anch'io una volta, non è che non costa niente. Vai una volta e indaghi se c'è un motivo per cui odi gli uomini a prescindere, se c'è qualcosa, cioè, avrà, non so, passato un trauma o si è svegliata la mattina e ha detto: oh, tu c'hai un uccello, ti odio a prescindere. Perché è così, lo dice lei. Andiamo avanti, non so se ce n'era un altro. Siamo in tanti a pensare che gli uomini non possano essere femministi. Anche qua, poi in tante, sì, ok, purtroppo può essere anche vero. Però in realtà quello che non capiscono queste persone, che poi... Cioè, non so se non capiscono l'italiano o sono, o appunto hanno altri problemi. Femminismo significa parità dei sessi. Significa essere uguali, no? Se sei uomo o donna, davanti alla legge, davanti a tante cose. Quindi, in realtà, io sono femminista perché vorrei che ci fosse parità fra uomo e donna. Ma chi invece... odia gli uomini a prescindere, non mi sembra che sia femminista, cioè capisci dove è un paradosso questo. Sì, non lo so perché, cioè, io sono il primo magari a avere un po' un'opinione, e probabilmente mi sbaglio perché è sicuramente così diciamo boh, semplicemente sulle esperienze passate, ma niente di particolare, però che comunque c'è una. Adesso anche all'età, non dico perché sono adulti, anche i ragazzi, anzi, anche proprio nell'età adolescenziale, insomma, c'è già da subito molta differenza tra maschio e femmina, no? E Sì. questa differenza qui si nota tanto, e io sono magari sono di quelli che dice perché non ci si riesce mai a trovare. Adesso ho parlato al plurale, ma poi per le persone coinvolte, perché non ci si riesce mai a trovare subito bene, o è difficile avere un'amica donna, cose di questo tipo, perché poi effettivamente se non è una ragazza che conosci da tanto, non, cioè è veramente Sì, difficile, cioè, ma non so il fatto poi. che siamo diversi, quello sì, lo dico anch'io. Io sto dicendo di essere uguali davanti alla legge, cioè davanti a cose più alte, un uomo e una donna va giudicata allo stesso modo. Non è perché Sì, sei un io. uomo o sei una donna, devi essere giudicato in modo diverso. Questo non sto dicendo che siamo tutti uguali. No, Ognuno è no. diverso. È ovvio, anche donne e uomini sono diversi. Quello sicuramente. Però volevo partire da diciamo, da un piano molto più basso, no? Già per farmi un'idea che magari uno poi in un momento prossimo possa avere un odio o quello che è, capito? Cioè quello che intendevo dire è che magari anch'io posso, io magari posso dirti, come te lo spiego senza essere, Tu dici fare che un a seconda delle tue esperienziale. esperienze potresti anche te avere, diciamo, una visione delle donne omogenea, cioè che tu pensi che tutte le donne siano più o meno in quel modo a seconda delle tue Ecco, esperienze passate. sì, si rischia una cosa così, o comunque non è che odio, non è che, attenzione, questo lo dico, non è che odio, Le donne io non si posso toccano dire neanche odio il con un genere, fiore, Nikita. Non si toccano neanche con un fiore, c'è scritto. Sì, ormai ce l'ho messo, anche se si parla di donne, No, si sta cioè parlando cose di di donne per persemono, quello. le donne, sì, no, lo so, era l'altra volta, e, però dico comunque che magari. Odio, ripeto, non odio perché posso dire odio al genere umano, mi sembra molto più se più. Cioè la faccio passare a tutti, se uno lo dice dico beh alla fine, boh, Infatti. qualcosa. Sì. Però per quanto se uno dovesse specificare un sesso, in quel caso, cioè se io ti da maschio e in questo caso ti parlo di donne, ti posso dire che non mi faccio un'idea probabilmente sbagliata, ma non riesco ad avere subito un'impressione
buona magari su alcuni atteggiamenti o su alcuni modi, soprattutto per quelle cose che ci siamo anche, penso, concordati nel fatto di dire, poi dimmi se vado fuori tema, però se per esempio il fatto che l'uomo deve essere, no, che poi lei stessa dice al contrario, gli uomini sono vigliacchi, gli uomini sono pigri, gli uomini sono egoisti, ma l'esempio opposto mio è quello che potrei dire, gli uomini invece devono essere leoni, gli uomini devono essere in prima linea su qualsiasi cosa, l'uomo deve mantenere, cioè capite, essere una cosa talmente... Sì, però ecco. Aspetta, io ti dico, non fare lo stesso errore, nel senso, per fortuna, ti assicuro, non tutte le donne pensano come questa simpaticissima ragazza. Mi auguro. E appunto, pensa anche quanto allora la tua esperienza incide poi sull'opinione che ti fai sulla realtà, no? Quindi, cosa voglio dire? Se un domani incontri la ragazza della tua vita, magari già cambi idea. Se domani fai amicizia con una ragazza, dopodomani incontri una che è simpaticissima, non so, tra un anno ti sposi un'altra ragazza, hai già, diciamo, magari la tua, no? La tua mente la vede già in maniera diversa la cosa. Sì, sicuramente, cioè nel senso... No, come, per quello non dico, non lo so che esperienza ha avuto lei per venirsene fuori con sto libro. Io dico... Cioè, effettivamente, penso che deve avere, non lo so, qualcosa anche abbastanza grande, però boh, non lo so, per arrivare a scrivere anche un libro. Poi non lo so, magari il testo vuol dire tutta l'altra infatti, cosa, ma non lo so, però si scrive questo. È proprio questo, no, anche perché lo dice anche Marco Crepaldi, che non è provocatorio così, lo spiega proprio nel libro quanto odia gli uomini. E ti dico appunto, la differenza è questo, che tu puoi avere una tua opinione, però scriverci un libro... è già un'altra storia. E per non parlare di chi lo pubblica, di chi lo accetta, di chi... Sì, certo. Perché comunque continuano a venderlo come se niente fosse sto libro. Il minimo che possa fare un uomo di fronte a una donna che avanza una tesi misandrica, cioè che odia gli uomini, è ascoltare in silenzio. Nel senso non può parlare proprio. No. Cioè se una donna ti dice io odio gli uomini perché tu devi... Un uomo, il mio. Stai così in silenzio fai. O forse dà fastidio anche. No, devi stare in sì, silenzio. Sì, fa più fastidio. Devi fare solo così. A ritmo di musica. Io... Qua... Non lo so, mi sorprende sempre come una persona che scrive queste cose possa avere proprio, non so neanche la presunzione, ma ancora di più, di poter dire agli altri cosa fare e non fare. Cioè, capisci quanto... A me sembra ridicola come cosa. Cioè, non è che dico... Non è che mi fa... arrabbiare, che dico, ah, tu mi dici che devo stare in silenzio. No, cioè, è ridicola. Una persona che dice devi ascoltare in silenzio, cioè... Fa più arrabbiare. Adesso. Sì, ma è stupida come cosa, perché non ha senso. Cioè, tu non puoi dire, cioè, chi sei che decidi che gli uomini devono stare in silenzio o meno di fronte a ste cose? Cioè, ma poi nella tua testa pensi che scrivendolo gli uomini realmente lo facciano? Cioè, questo sto dicendo, che senso ha nel senso? Questo è uno sfogo proprio. Se rifiuto di concedergli il diritto di essere mediocre soltanto perché un uomo e tanto gli uomini sono fatti così, è soprattutto per dimostrare a me stessa quell'identica stima che ho per tutte le altre donne. Non lo voglio ragionare, aspetta. Se rifiuto di concedere... A giocare a scacchi era meglio, Nikita. Forse sì. Di essere mediocre, soltanto perché no, tanti giovani sono fatti così, soprattutto non siamo
identica stima che ho per tutte le donne. Cioè, nel senso che, da quello che ho capito, penso che intenda, non vale dire sì, ma gli uomini sono fatti così. Cioè, non è una giustificazione per gli uomini per comportarsi evidentemente molto male, se ne parla così male. Tu, Nikita, quante ragazze hai violentato nella tua vita? Tantissime. Puoi dire che stai scherzando, se no... Ma sì. Tantissime, con sto sguardo. Tantissime. Col sorrisino proprio, ti è venuto il sorrisino. Ho fatto veramente così, com'è che ho fatto? Tantissime. Come per sì, oh, i ricordi. No. Si scherza, ovviamente. La sorrellanza è la mia bussola. L'hai letta con due R. La sorrellanza, sì, non so perché. La sorellanza, mi suona male, sorellanza, è la mia bussola. È la Spagna, beh. Perché sono circondata da donne luminose, talentuose, così incredibilmente piene di passione e di vita, che meritano tutto il mio appoggio e il mio amore. Ma fa parte di una setta? Beh, da come scrive sembra di sì, femminismo più o meno. Quante sono queste cose? Ah, questa è l'ultima forse. È andata a cercare tutte. Non posso dire lo stesso per gli uomini che frequento, e devo dire che io frequento uomini pieni di buone intenzioni. Questo lo stai dicendo te, però vabbè. La loro sensibilità ha dei limiti e anche la loro capacità di ascolto e di attenzione. No, perché le donne non hanno dei limiti. Sono dei cyborg, le donne. Non hanno dei limiti nella sensibilità, nell'ascolto, nell'attenzione. Sono e proprio poi, degli animali. Oh. Ma poi mi sembra anche quasi brutto nel confronto delle donne anche dire queste cose. Perché è come se stai dicendo... Eh? Perché magari sono sposato o comunque hanno un uomo. Oltre a quello. Però... che è di un'incoerenza enorme sta cosa, vabbè. Ma cioè, stai dicendo che per forza tutte le donne sono tutte uguali. Perché sono tutte, no, più sensibili, sì, ascoltano, hanno capacità di attenzione, quindi sono tutte uguali. Non ci può essere una donna meno sensibile o con un carattere più forte, non lo so, no. Non è tanto quello, è proprio... Cioè sì, il modo in cui etichetta proprio la parte, cioè il suo modo di e poi pensare, cioè, non so. Cosa vuol dire? Non posso dire per gli uomini che frequento. Appunto, si basa sulle sue esperienze per scrivere un libro che però è riferito non agli uomini che frequenta, a tutti gli uomini. Che è la stessa identica cosa se io scrivessi un libro dicendo odio... Forse non posso dirlo, chi? E poi dico, perché nelle mie esperienze ho incontrato solo senegalesi che mi hanno dato fastidio, che... non lo so. Capisci cosa voglio dire? Sì, sì, sì. No, ma non posso dire lo stesso uomini che frequenti, vuol dire. No, più che altro che questa frase pensavo che non la scrivesse. Quella del non posso dire lo stesso. In che senso? Ma lei in questa frase dice che cioè gli uomini che frequenta, tranne gli uomini che frequenta di buone intenzioni, no, sono un... dice che anche cioè, lei frequenta solo uomini con buone intenzioni, ma che allo stesso modo quegli uomini non sono come le donne, cioè non hanno quelle capacità che hanno le donne. Sì, però comunque pensavo che proprio non li frequentasse comunque, questo intendo. No, ma tu odi gli uomini, però comunque li frequenti, c'hai un marito, cioè... È giusto così, no? Io odio i gatti, però c'ho 50 gatti dietro, non so se li vedo. Cioè, è la stessa cosa. Io non capisco. Cioè, ma nessuno ti obbliga nella vita ad avere un marito, per dirti, no?
se proprio c'hai questo odio. Nessuno ti obbliga ad avere amici maschi. Secondo me è proprio boh. Chi sono sti? È una notifica. Però io volevo dire anche un'altra cosa adesso collegata, che una cosa che è uscita fuori anche dalla dall'intervista che avevano fatto Rick Dufer e Marco Crepaldi, no? Quella, ti ricordi, che abbiamo visto? È il fatto che appunto Rick gli fa... Perché stai ridendo? No, mi ha fatto ridere ancora la faccia che mi hai fatto prima, era troppo bella. E poi riguardati la live, dimmi. A me no, mi ma fa male se la faccio. Intero, devi togliermi quella e rimettermi in te così. Perché sei bravo a imitare le mie facce? Ma mi fa male, ancora c'ho il taglio, sì. Ah. Cosa vedi? Ah, io vedevo la finestra di casa tua, mi sembrava che era dentro casa mia per un attimo. Non so. Sembrava strano, no. Ok. Lo stai dicendo nella loro... Sì, che praticamente anche Rick ha visto in lui quasi un'ossessione, no? Su queste cose. E infatti anche Marco ha ammesso che diventa quasi una dipendenza. Cioè il fatto di parlare sempre di questi temi e non poterne farne a meno. Cioè che se tu vedi una notizia del genere non puoi dire faccio finta di niente, non ne parlo, no. Ti senti proprio di star male se non lo fai. Sì. E però io penso che non ci faccia sempre bene. Adesso al di là di come l'abbiamo affrontata noi adesso, nel senso che non è che eravamo proprio serissimi o così, però... Qua, ti dico, mi ricollegavo al discorso anche psicologico, a dire secondo me non fa bene, proprio lo dico anche a me stesso, concentrarmi sempre su queste cose, su certe notizie o su certe cose di cui non puoi farci nulla poi, perché cosa fai? Puoi fare una petizione per eliminare questo libro, non so, alla fine non so se cambia qualcosa. Puoi farci un video dove lo critichi, ok, è quello che stiamo facendo. Però alla fine, capisci, non lo so se quasi ci appesantiamo ancora di più la vita se ci concentriamo sempre sulle cose che ci danno fastidio. Non so se no, è chiaro come discorso. Sì e no, perché un po' diventa anche uno sfogo magari. Boh. È una cosa sì, che ti dà vero. Fastidio, quindi... È un po'... sì, però anche un rimuginio, un po'... Sia uno sfogo che un rimuginio, quindi diventa un po'... Sì, funziona e non funziona. Non so quanto... Ma è un po' la stessa cosa che succede, sì, anche nelle... qua vabbè, non volevo... Però questa volta, ecco, sì, è più forte di me, però quando magari si parla di un problema... Insomma... che non so, che tu sei a conoscenza, non so, che sia io, che sia di qualcun altro, insomma, magari di non ripetere sempre la stessa cosa, però perché ci rimugi, no? Quando se uno ti dicesse, che ne so, guarda, ho un problema, qualsiasi persona in famiglia, boh, di salute, boh, di quello che ti pare, ecco, no, forse vabbè, di salute vabbè, forse vabbè. Però se te lo dice sempre, capito, magari è uno sfogo, è un aiuto, però è sempre un ritornare sempre nello stesso punto, no? Infatti sì. Ma infatti io però, avevo pensato, ti dico, allo stesso, più o meno allo stesso esempio, nel senso, se tu se una persona è malata, no? Non penso che vai sempre a ripetergli o a parlare della malattia, perché alla fine la persona ti dice sì, ok, ho capito che sono malato, ma cosa ho fatto? Qua è tutto a posto.
Ci sono due Wario War. Sì, solo che uno è bloccato. Uno è ancora nel spazio temporale. Nel passato. Sì. Ah, che figo. Dai, come si il nome? Ah, riusciva a eliminarlo. Sono un bidone. Quei giochi. Quei giochini. Sono un bidone. Scusa, volevo mettere un video io un attimo. Però. E finire anche il discorso. No, mi si è crashato proprio Opera. Continua. Secondo. Ma dov'è? Ma perché Opera non mi va oggi bene? Oh signore benedetto, ma funziona. Arrivo. Ma questo adesso che cazzo? Ora posso parlare che vedo. Mamma mia, questo va in mezzo alle macchine proprio. Stai guardando? No, c'era un'altra roba. C'era una gara tra una tartaruga e un coniglio. Vabbè. A posto. No, mi era venuta in mente una cosa da farti vedere forse stasera. Mamma mia. Vabbè. Ok. Sì, no, comunque stavo dicendo, se tu c'hai una malattia, penso che non vorresti che le persone accanto a te ti ripetessero sempre qualcosa inerente a quello. Alla fine, se ce l'hai, ok, ti curi, fai il possibile, ma poi è inutile continuare a pensarci sempre a quello. Sì, dipende che cosa hai, comunque sì. Sì. Nei limiti della malattia, diciamo, poi la riconcentrata su sì, quello che faceva, era un po' incantato il Tommasino. No, io invece cercavo di capire dove si trovasse, perché in Colombia. Un bel po' di dove? Colombia. Ah, ecco perché c'era tutta quella vegetazione, mi sembrava un po' troppo per essere. E io voglio vedere se supera tutte le macchine. A me mi piacevano vedere gli alberi. Polizia. Polizia. No, come fa a superarla? Non vabbè, so. Sì, perché. In discesa. Secondo me si ritrova sempre quella comunque, perché dopo recupera. Ma poi non però ha per trovare tutte queste strade, tutto sto vento, non gli dà fastidio. No, penso che sia lui. Cioè, semplicemente che va. Eh sì, sì, no, ma dico cioè, che si alza la maglietta sempre. Cosa sta facendo? Sì, quello da. È caduto. È morto. No. Ma come è morto? Ecco. Ah, no, che non è morto, dai. O è un altro, in realtà è morto. Non lo vedi più di colpo. Ero preoccupato realmente. Sono scambiate anche le mutande, si sono scambiate. Ok. Va bene, che io chiuderei anche se non vuoi dirmi altro. Vediamo se stasera...
Oh, non so, stavo pensando se... Se no la facciamo... Se no dico la facciamo anche domani alle 18 sul tuo canale, come vuoi te. 18 non ce la faccio, dopo vado al lavoro. Ah, è vero che lavori domani. Fino a che ora? Alle 10. Cioè vai dalle 18 alle 10, tipo? No, in realtà vado, faccio meno ora, faccio dalle 7 alle 10. Ok. Domenica che sono dalle 12 alle 9 di sera. Però parto alle 6 e mezza da casa, quindi dalle 6 alle 6 e mezza un po'. Cioè, giusto per non... Boh, stop, sì, boh, non lo so. Forse, boh, saltiamo. Comunque era su... O pomeriggio, se vuoi provare domani pomeriggio. Intendo domani. Sì. Sì, per domani era probabile, era inteso per stasera, però che non sapevo. Che ok, quello. Ok. Se ti davo un attimo un titolo così, già... Ma sai che roba. No, era su... niente, te lo dico la prossima volta, niente. Tanto... Ah, se vuoi, dillo. Io ce l'ho già il titolo. Però. Le donne non si toccano con un fiore, parte 3, o parte 34, se sei... Ma guardati qualche episodio allora di quelli lì. Ma non lo so adesso. E... Ma che poi ho pensato, no, scusa, una cosa, solo una era cosa. Era quello l'argomento? Cosa? Se sei gay, ok. No, però dicevo, ma se lei odia gli uomini, odia anche i gay? Perché sono sempre uomini. Per una persona così non so come la veda. Sicuramente dire, no, perché i gay sono più sensibili, vivi. E allora non odi tutti gli uomini. No. Scusa, mi stavo arrabbiando. Cazzo, proprio. Cazzo. Com'è che hai fatto cosa? La mia faccia di prima? Qual era? Cosa che avevo detto? Quante ragazze hai violentato? Tu? Tante? Dico, così. No, non era così. Tante. Col sorrisino. Tante. Bravissimo. Il fallo. Basta che mi fa male, se rido mi fa male il... c'è un dente che va nel taglio. Piange. Ancora, sì. Ci sono piccole medicine, forse delle cose... Ma c'ho un colluttorio, c'ho cose, ma non lo so se devo andare da un dentista anch'io. Stamattina gli hanno tolto un dente a Verena. 17 denti, Cristo. Male. Forse ritorna tra domenica, lunedì, vediamo. E vai. Quindi qual era sto titolo, Nikita? Oh, ruolo di tamburi. Ah. No, vabbè. No, vabbè. Anche se sono un bidone. Sto rimettendo in rabbia. No. Non toccano niente. Non lo rimetto. Sul... Secondo me ti svegli la notte tipo... Ma è bellissima sta cosa. Cioè, ma si può cambiare? Quell'angoscia famosa che ti parlavo è probabilmente molto simile a questo. Ma io voglio... Non me la fa cambiare. Cioè, non posso... È così richiesto dal pubblico. No, volevo trattare un attimo l'argomento talento. Talento. Eh? Tu hai talento? Minchia. Non so, è una domanda... Minchia. Complessa. Da dov'è che rispondi? Da Milano? A che cosa? E poi la gente pensa che lo dice a me, poi. Scusami, hai messo il countdown con su scritto se sei gay o ok? Ah, rimane? Bellissimo. Bellissimo. 28-27, se sei gay è ok. Cioè, per dire, alla fine del countdown, se sei gay, è ok. È ok. Poi, dopo il countdown, puoi cambiare il... Quindi... E si gira. Si parlava di talenti. Sì. Forse sto pensando di... Ancora, cosa fa? Lo vedi? Cosa sta facendo? È davvero che fa così? Cosa fa? Un colore giusto. Sembra che si dia la spinta.
Ok, ci sentiamo. È meglio. No, Incomincio a vabbè, dimmi. perdere. Ma che ti devo dire? È finita la live, ne parleremo semmai stasera o ti farò vedere qualche video. Ok. Vuoi mettere anche te il countdown nel tuo canale? No, grazie, sto bene Ah, così. prima di entrare. Tipo la live inizia fra 30 secondi. Anche senza esempio capivo, non No, è che. per farti vedere proprio Minchia, quanto è questo è forte morto. questo esempio. Sai che poi, l'ultima cosa, ci sono anche dei video dove ti fanno vedere tutte le cadute. Quello vorrei vederlo anche, una Ah, volta. sì, dove di. Ah, di Di loro? loro, di Ah, no, dove lo trovi sta roba loro. No, qui? c'è. Sì, cadi qui e sei già. Ma qua dov'è? In Mamma mia. Tanzania? Cazzo. Eh sì. Madonna, C'è come scritto ti dove si sfracelli trova. giù. Ma perché io volevo vedere la gente che cade, è ancora meglio. Bello sto posto. Passing down Passing cars non. down Epic Monterey Road. Ma dove si trova? Secondo me non è mai successo. Ah? Ma qui mica cade. No, non qui, ti dico che ci sono dei Ah, video ok. dove. Sì. Ma sembra dritto, non mi sembra quella discesa. Così ti sentono, Nikita, lo stesso. Lo so, se sentono me. Chiudo, te lo Ci dico. salutiamo. Se. Fra 30 secondi finisce la live, Nikita, e ti avverto. Quante donne hai? Ok.